Uno degli obiettivi che mi propongo è quello di sviluppare qui in Basilicata, ma in particolare ovviamente nella provincia che adesso mi accingo a guidare, molto il concetto della cosiddetta sicurezza partecipata, della sicurezza urbana, cioè del pieno coinvolgimento anche delle amministrazioni locali per fare da baluardo al fenomeno appunto del dilagante incremento del numero dei delitti ordinari e dei delitti comuni. Si presenta così il neoprefetto di Potenza Michele Campanaro. Forte della sua esperienza di 4 anni a Ferrara, il funzionario governativo lucano propone anche per la provincia del capoluogo l'adozione di un modello di ordine pubblico che viaggia su un doppio binario. Alla stretta collaborazione con le amministrazioni locali, dice Campanaro, va affiancato il controllo di vicinato, ma non si tratta di ronde. È un esperimento che ritengo abbia tutte le condizioni e tutti i presupposti per essere verificato anche qui in provincia di Potenza. Tra i primi impegni di Campanaro, dopo gli ultimi 2 difficili anni di gestione della pandemia, quello di accompagnare Potenza e provincia verso il graduale ritorno alla normalità. Un lavoro che si preannuncia complesso, in particolare nella gestione delle attività legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Contro il forte rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, serve un rafforzamento dei controlli. Il rischio delle infiltrazioni nei cosiddetti colletti bianchi è un rischio molto alto. Per parte nostra, come è noto, le prefetture hanno quegli uffici che sviluppano attività di carattere preventivo attraverso il ricorso e l'applicazione alle interdittive antimafia. Ho già visto che è stato fatto un ottimo lavoro, avremo modo sicuramente su questo di lavorare tanto.